Mario Bravo. Dunque, io penso che tutti noi qua presenti siamo d'accordo, siamo qui perché immagino che siamo più o meno allo stesso modo. Però quello che mi preme è che il nostro pensiero, le nostre parole arrivino al di là della rete. Per cui ho preparato qualcosina in inglese da leggere, ve lo leggo perché ho paura di dimenticare tutto. Il mio è semplicemente un appello alla coscienza di chi guida gli aerei e sgancia bombe. Dovunque. Hanno inventato i droni per quello. Hai un po' d'idea? Can you hear me? Are you still going to kill again? This is our land from which you bring your weapons and kill children, women and old people. We are talking about unarmed people. Don't you feel ashamed of yourselves before and after bombing them? Don't you feel ashamed to kill people who live in an occupied territory occupied by Israel? Israel hasn't the right to occupy and force Palestinians to leave their houses, their tents, their land. Are you sure you are doing your duty? Maybe you are misunderstanding your sense of duty. Just imagine what you'd do if your own family was forced to leave your house because someone claimed the right to occupy it. What would you do? Would you obey them without fighting? Would you obey and renounce fighting? I'm sure you'd fight for your family and your house. I'm sure you'd stand up. And nobody would call you terrorists. It's easy to bomb from planes without seeing the effects of your bombing, without seeing a close image of death, the death of innocent children, women and old people. We are talking about human beings. Are you human beings? Shame on you. What I want to tell you again is just disobey and use your brain. Disobey and use your brain, please. Dove sei? In italiano ci puoi fare una cacciata? O anche il sardo, traduci il sardo. Riassunto, anche il riassunto di quello che hai detto. Sì, lo potrei fare in sardo, ma preferisco fare in italiano così è. Sì, semplicemente ho detto state ancora andando ad ammazzare. Questa è la nostra terra dalla quale portate armi a bambini, donne, vecchi. Stiamo parlando di persone indifese, di persone disarmate. Non avete vergogna di voi stessi prima e dopo averli bombardati? Non avete vergogna di ammazzare gente che vive in un territorio occupato, occupato da Israele? Israele non ha il diritto di occupare e costringere i palestinesi a lasciare, ad abbandonare le loro case, la loro terra. Siete sicuri che questo è il vostro dovere? Forse state fraintendendo il vostro senso del dovere. Immaginate solo se la vostra famiglia fosse costretta a lasciare la vostra casa perché qualcuno reclama il diritto di occuparla, rivendica il diritto di occuparla. Cosa fareste? Obbedireste senza combattere? Obbedireste e rinuncereste a combattere? Sono sicura che combattereste per la vostra famiglia e la vostra casa. Sono sicura che voi resistereste. E nessuno vi chiamerebbe terroristi. È facile bombardare dagli aerei senza vedere gli effetti del vostro bombardamento, senza vedere un'immagine vicina di morte, la morte di bambini innocenti, donne e vecchi. Stiamo parlando di esseri umani. Siete degli esseri umani? Vergogna. Vi dico semplicemente, disubbidite e usate il vostro cervello.